impugnare bene una matita non esiste un metodo, però possono esistere varie strategie. Oggi ne presenteremo due. Prendiamo un pezzo di foglio, una striscia in questo caso, e lo mettiamo tra l'anulare e il mignolo. Pollice, indice e medio sono liberi. Prendiamo una matita e ritorniamo al punto di partenza. La seconda strategia è quella del didò. Con il didò il bambino deve formare delle piccole palline. Una volta formate le palline, prendiamo il foglio, lo teniamo ben stretto e i bambini devono lavorare solo con le tre dita. Le metteremo una sopra l'altra. Al posto della carta possiamo in questo caso utilizzare anche una pallina di didò. Dopo aver formato le palline, i bambini, sempre con le tre dita, possono formare una linea.